John Borno, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui con il Gabbone Man, ragazzi, con quei baffetti come sempre da porno attore. Sì, ciao. Siamo qua per commentare la partita appena finita tra Juventus e Napoli. Sì. Prima di cominciare vi invito come sempre a passare su OneFootball. E non vi sto invitando a passare su OneFootball perché c'ho il logo dietro. Cioè in realtà anche sì, anche se adesso anche per quello la luce non si vede, ma perché sono proprio nella sede di OneFootball e quindi insomma è giusto che io lo faccia. A parte questo, ragazzi, la Juventus, aspetta, io sono in Germania in questo momento, ho scoperto una cosa bellissima. Ma che sei in Germania? Ma quando mai? Sono in Birmania, no, sono siamo in Germania. Italia, sono in Germania, sono a Berlino. Ho scoperto che il mio nome è. Aspettate un attimo, perché il mio nome è Krankenwolf. E quindi non mi fate arrabbiare, raga, perché guarda, mi inculo a tutti. Demonetizzato. Demonetizzato. Okay. No, allora, la Juventus batte 3-1 il Napoli. Segna subito il Napoli. Va subito in vantaggio il Napoli con Zielinski. Che giocatore è Zielinski? Zielinski è un giocatore completissimo, può fare qualsiasi fase, sia la difensiva che l'offensiva. E può essere anche un attaccante all'occorrenza, lo ha dimostrato non solo con Sarri ma anche con Ancelotti quest'anno, e quindi insomma è un giocatore tutto fare. Va detto anche fra le altre cose che su quell'azione il pallone lo perde Bonucci, o quantomeno non lo perde Bonucci, ma il passaggio lì difficile lo fa Bonucci. Non me lo ricordavo, perché Bonucci... non me lo ricordavo. Che roba, perché non ti ricordi mai niente. Vai. Perché poi e poi però Bonucci si fa perdonare alla perdonami mica tanto, perdonare, poi gli ha rubato il gol. Gli ha rubato il gol. La saponetta per terra, visto che tanto era demonetizzato. Vabbè, ormai gli ha rubato il gol a Ronaldo. No, questo va detto. Comunque ragazzi, Cristiano Ronaldo come sempre grandissima partita. È vero che oggi non va in gol, è vero. Grandissima testa. Ma tu vuoi proprio monetizzare? Non lo so perché tu dici, cioè, parti con un discorso e sembra... Vabbè, vai, continua. Ok, grandissima partita. È vero che si è mangiato un gol a sinistra, però è anche vero, ragazzi, che è l'1-0 e l'assist è il suo. E il 2-0 prende il palo e poi c'è il tapin di Mandzukic. E il 3-0... No, che è il 3-0? 1-1, 2-1, perché infatti ho sbagliato. E 3-1 comunque... Ma dormi poco sti giorni, sì, oggi vede. Veramente, no, c'è un sonno. E il 3-1 comunque è sempre un Ronaldo che prende... che tira, colpisce di testa e poi Bonucci che gli ruba il gol, quindi alla fine grande cioè, partita tradotto ha fatto tutto Ronaldo, cioè, ha fatto tutto Ronaldo, fatto... E è uscito fuori in una partita importantissima, quella che poi metteva di fronte le due squadre in questo momento migliori del campionato, quelle che si vanno a giocare lo scudetto, sì. Almeno secondo il mio punto di vista. Espulso Mario Rui, ne parleremo nel chiacchiere da VAR, quindi mi raccomando ragazzi. Pensavo poi ne parleremo, Veronica. Ma basta. Ne parleremo nel chiacchiere. Cosa vuoi dire a tua discolpa? Ma niente, penso di aver detto già troppo, sinceramente. Perfetto, quindi direi di aggiungere altro. Esattamente, zitto. No, allora, ne parleremo nel chiacchiere da VAR. Ho visto una persona... Puoi inquadrarla un attimo, per favore? No, è brutto. Poi sembra un buttafuori in questo momento. Esatto. Comunque, uno dei migliori in campo, questo devo dirlo, ragazzi, Matuidi. Matuidi, tanta quantità in mezzo al c'è campo. C'è il fantacalcio! Anche meno, anche meno. Per favore, mi levo... Oddio, ce n'è un altro brutto! Allora, Matuidi tanta quantità in mezzo al campo, ragazzi, gioca veramente molto bene. Il capo del Piero. Un altro che fa bene è Cancelo, ragazzi, cioè Cancelo ha fatto veramente molto bene. Molto. Sia il Napoli che la Juventus sono stati sfortunati in due occasioni, in area di rigore, non so se ti ricordi, poi Chiellini che ci vede a banana che la spara in a... Però va detto comunque che il video può concludersi qua, soprattutto perché in questo momento sta arrivando Rey Mysterio. Ok, lasciate mi piace, il video vi è piaciuto. E se invece vi ha fatto cagare per colpa di Rey Mysterio, lasciate che sta fa vedere il mio senza maschera. Lasciate dislike al canale suo, il green, mi raccomando. Vi ringrazio come sempre per la visione. No. Buon shalalala. Commentate qua sotto con un commento. Buon perché shalalala. Non si può commentare in altro. Commentate con un commento. E ci vediamo sempre ad un prossimo video. E viva la figa. Niente. Chiudo? E certo.